Quindi oggi il CIPES delibera un finanziamento complessivo di 720 milioni di euro che si aggiungono ai 231 che sono a carico del Fondo Opere Indifferibili a fronte di un costo complessivo di 951 milioni per i lotti 1 e 2 della linea Roma-Pescara. Quindi oggi noi siamo qui sostanzialmente per mettere in sicurezza un'opera strategica, la finanziamo integralmente, assicuriamo anche risorse aggiuntive e ci impegniamo di fatto a realizzarla. Noi dobbiamo essere complessivamente molto fieri del lavoro che abbiamo fatto, quindi ancora una volta grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato, a partire dal sottosegretario Morelli. Sono risultati che abbiamo cercato di raggiungere con grande determinazione e che ci consentono chiaramente di mettere in sicurezza opere che consideriamo strategiche e quindi di mettere in sicurezza la nostra strategia per lo sviluppo di questa nazione.